Un uomo mangia dei Brussels crudi di pollo, si ammala di meningite da listeria e muore. Un altro caso sospetto, un altro decesso. Sono 4 nell'ultimo anno e 71 gli infetti, quasi un'epidemia. Il contagio mortale è avvenuto ad Alessandria il 29 settembre scorso. Adesso occorre capire se si tratta dello stesso ceppo che ha causato il decesso di altre 3 persone tra il dicembre del 2021 e il giugno 2022 in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Questo potrebbe essere il quarto caso. I dubbi sono pochi anche se usiamo il condizionale. Il signor Biagio, lo chiameremo così, ha 80 anni e la meningite lo fulmina. La macchina medica però non si ferma e cerca di scoprire se ha mangiato Brussels crudi negli ultimi giorni. Si scopre che in effetti il signor Biagio ha mangiato dei Brussels crudi di pollo dell'azienda agricola Tre Valli, a cui erano collegati gli altri casi di listeria. Ma la distribuzione di quei Brussels è bloccata dal 12 settembre e scadevano a dicembre 22. Dovrebbero essere stati tutti ritirati dal commercio. I nuclei dei NAS stanno ricontrollando in tutta Italia come ci siano ancora dei Brussels potenzialmente infetti in circolazione. La listeriosi è una malattia che si contrae mediante il consumo di alimenti contaminati dal batterio Listeria monocytogenes, molto diffuso nell'ambiente. Teoricamente tutti gli alimenti possono essere contaminati, tuttavia, poiché la listeria è molto sensibile al calore, gli alimenti più a rischio sono quelli pronti per il consumo, i cosiddetti ready to eat, come per esempio i salumi poco stagionati, i formaggi a pasta molle, i formaggi erborinati, i formaggi poco stagionati, il pesce affumicato come per esempio il salmone o il patè di carne.